Durante la pandemia noi ragazzi abbiamo dovuto essere in grado di capire da soli come svolgere determinate attività, soprattutto per quanto riguarda la scuola. Abbiamo dovuto trovare un riparo. Da questo periodo comunque abbiamo stretto anche molti legami che prima non c'erano. Secondo me abbiamo sviluppato questa idea di famiglia che non è solo la famiglia tradizionale, ma anche una famiglia che non è legata magari né da legami di sangue, ma neanche da legami amorosi, ma magari una coppia di amici o gruppi di amici. Noi giovani disponiamo di una caratteristica, una peculiarità che è la disponibilità di un mare di informazioni che ci permettono di sviluppare un pensiero critico. Questo mondo dei social appunto può essere visto anche da un punto di vista positivo, soprattutto perché ci consente di ampliare i nostri orizzonti. Siamo come dei vicini, come nel villaggio globale, quindi non c'è più questa paura del diverso, diciamo così. Oggi le persone sono più tranquille a farsi vedere per ciò che sono e questo aiuta sicuramente a vivere più serenamente. Mio figlio potrebbe amare chi vuole, però rispettando quest'altra persona. La capacità di argomentazione è molto importante, senza argomentazione non c'è un dialogo. Io ritengo che sia una grande capacità che ha sviluppato la nostra generazione. E la tematica dell'ambiente oggi è una tematica molto ricorrente e molto importante per noi. Noi siamo molto più coscienti e sappiamo bene cosa facciamo anche per le generazioni future. Penso che le generazioni vecchie inseguivano molto il lavoro, mentre oggi le persone inseguono la loro passione. Dobbiamo cercare sempre di fare il massimo. Se noi svolgiamo un lavoro che comunque ci piace, lavoriamo meglio e produciamo anche di più. Secondo me è una cosa molto importante avere qualche sogno da realizzare. È molto importante credere in un futuro, essere attivi per il futuro, perché ricordiamoci che il futuro inizia oggi e non domani.